Torna dal 16 al 18 aprile in Emilia-Romagna la Formula 1 con il Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Un ritorno dopo la fine dello scorso anno con un Gran Premio quasi a sorpresa sulle rive del Santerno, con la speranza di duplicare anche nel 2022 e magari con il pubblico. Un grande evento per l'Emilia-Romagna presentato in videoconferenza da Bologna e non solo nella giornata del 12 aprile. Per l'Emilia Romagna è un'occasione straordinaria. Da un lato non solo ci auguriamo, ma vogliamo avere la convinzione che sia l'ultima volta che sia senza pubblico. E questo vorrebbe dire, nel dire l'ultima volta, che ci saranno delle altre, quindi chi ha orecchie per intendere intenda. Noi lavoreremo perché il ritorno l'anno scorso dopo 14 anni, la riproposizione quest'anno e ci auguriamo in futuro diventi un gran premio che torna ad essere una certezza, diciamo, nei tanti appuntamenti straordinari del circus di Formula 1. Dall'altra, però, anche senza pubblico, essendo il primo in Europa e il secondo dopo quello del Bahrain, è un'occasione straordinaria di promozione, da un lato del Made in Italy, e io devo essere grato al Ministero degli Affari Esteri, all'ICE, per questa straordinaria e nuova collaborazione che vogliamo prosegua negli anni, e dall'altro avere la convinzione che questa regione, che è una vera e propria Motor Valley mondiale, se non la Motor Valley mondiale, da questo appuntamento ne possa ricavare un beneficio che diventa la proposta del Made in Italy italiano, certamente, ma delle straordinarie eccellenze della nostra regione. Lo scorso anno fu un successo clamoroso perché milioni e milioni di italiani, ma anche da tutto il mondo, poterono ammirare la bellezza di un circuito che, ricordo le parole di Lewis Hamilton, venne definito uno dei più belli ed emozionanti nel circus della Formula 1. Ma soprattutto per noi è un elemento che, attraverso il brand, peraltro presidente del brand Motor Valley è Claudio Domenicali, ci possa permettere di esplicitare quell'idea di opportunità, di conoscenza dell'Emilia Romagna nel mondo, ma anche di attrattività turistica, che insieme alla PT, guidata da Cassani, col direttore Burioni, e insieme all'assessore Corsini, noi abbiamo cercato di far diventare davvero una nuova opportunità. E lo sport, e concludo, dentro a questo contesto, è per noi uno dei motivi, insieme alla cultura, di maggiore attrattività e relazione di rapporto col mondo, per portare qui sempre nuovi turisti. E lo annunciamo qui oggi per la prima volta, saranno presenti al Gran Premio di Formula 1 il 18 aprile le frecce tricolori, un abbraccio tricolore per il nostro paese, è molto importante, è simbolo di speranza, professionalità, innovazione, capacità, competenza, tecnologia, ma tanta passione, che è quella che mettiamo insieme anche nel costruire i velivoli, ma costruire diciamo le auto, tutto quello che sappiamo fare in Italia, e lo facciamo anche bene, quindi è anche un orgoglio. Nel 60° anno della realizzazione, quindi questo per noi è molto importante, e sarà appunto uno spettacolo, perché vederle in volo in queste acrobazie ci regalerà un po' quello che è il Made in Italy e quindi anche quello che rappresentiamo. Fa piacere ricordare come Motor Valley è veramente un unicum straordinario nel mondo, che io ho l'orgoglio di rappresentare, ma devo ringraziare moltissimo la regione, perché è veramente stata la base della costruzione di questo territorio che esiste, ma gli abbiamo dato in qualche modo una rappresentanza. Non è solo un territorio di aziende straordinarie con probabilmente i marchi più affascinanti del mondo per quello che riguarda le vetture sportive e le auto sportive, è una realtà di 16.500 imprese con oltre 60.000 addetti e un export di quasi 5 miliardi di euro. È chiaro che come Formula 1 siamo contenti di esserci, siamo felici di anche rappresentare questa idea, che devo dare atto al presidente Bonaccini, è stata straordinaria, di avere questo connubio coinvolgendo il Ministero degli Affari Esteri per dare una visibilità in un momento difficile a livello mondiale, ma che rappresenta davvero quella della nostra forza come paese. Io adesso qui mi devo togliere il cappello da italiano, mettere quello, diciamo, internazionale da Formula 1, ma sono convinto che l'opportunità che il mondo della Formula 1 darà al nostro paese, alla nostra regione, alla mia città, alla nostra città,
per far conoscere i valori espressi con la passione tipica dell'italiano siano straordinari. I numeri di chi segue la Formula 1 sono sotto gli occhi di tutti, le chiacchiere stanno a zero, e quindi il fatto che possiamo pensare ad un futuro dove coinvolgere il nostro paese in un campionato, in un veicolo promozionale tecnologico di passione come la Formula 1 è davvero veramente molto bello.